questa sera è stato deciso, questa sera è stato deciso dalle associazioni di categorie, dai commercianti eccetera, e altro, cittadini compresi, comitato e via discorrendo, che domani gli esercizi commerciali resteranno aperti fino a mezzogiorno l'una. Successivamente saranno chiusi nel pomeriggio perché ci sono i funerali di Carmine. Quindi sarà il nostro cittadino e si resterà chiuso. Uno. L'altra comunicazione era che questa sera alle 11 in diretta con la trasmissione primo piano di Rai 3 ci sarà la fiaccolata sempre per Carmine, per chiunque, penso che non ce ne siano per tutti, delle candele saranno distribuite lì all'angolo, se non c'è una signora, una ragazza che ha le candele, non so quale ne ha, per cui alle 11 ci prepariamo per questa fiaccolata. Magari partiamo da questa parte e andremo verso dove si è consumata la tragedia. L'altra cosa adesso non sbaglio il sito. Ah, ecco, bravo, grazie. Però ciò nonostante, domani mattina chiunque avesse un'ora, mezz'ora, tre ore di possibilità di tempo deve restare qua sopra. Il presidio non va mollato, tassativamente deve essere affollato. Quindi chiunque, ripeto un'altra volta, pure 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, quello che è, deve venire qua. Non è finita assolutamente. È una soluzione a metà, non è una soluzione valida per tutti. Secondo me i negozi hanno stato chiusi tutti quanti, ci siamo tutti per la stessa causa qua sopra. È inutile aprire mezza giornata, perché non serve a niente. Domani è giovedì, Rolando. La causa, mezza giornata, tu la mia attività e quella di tanti commercianti come me, non la favorisci. Per cui se soffriamo, soffriamo tutti alla stessa maniera. Inutile aprire mezza giornata. No, è così, Rolando. È così. Parlate vicino al microfono! Fortuna! Arrivederci, arrivederci, Stanno ricordando così per volte la morte di uno di loro, di Carmine Iuorio, 34 anni, morto di freddo. Domani pensa che ci sarà il lutto cittadino, i funerali, e per il quarto giorno domani sarà chiusa anche la città di campagna, questo paese di 15.000 persone. Bene, tutta la giornata qui sull'autostrada, perché dicono no alla discarica, situata a poche centinaia di metri dal fiume Sele, che è la ricchezza di questa piana, pensa che ci sono 18.000 aziende agricole e quindi hanno paura di inquinare il Sele.
con me c'ho il sindaco di campagna Biagio Longo e c'ho il comitato di lotta dei cittadini di campagna. Sindaco, in questi qua tre giorni avete avuto una chiamata, ci sono, c'è una via di uscita, una trattativa. I cittadini, una parte dei cittadini dicono neanche che quella può andare bene e tra l'altro quella discarica che è in territorio di Campania confina con un altro paese, con Tursi Terme e lì sono pronti a scendere in autostrada. È una lotta, sì, sentiamo una... Violette bianche, perché la politica dei rifiuti è un problema della mafia politica, tra destra e sinistra, che hanno trasformato la Monnezza in cittadino Monnezza. La gente confonde a Bucci per Pedrepini, Berlusconi per San Francesco e Dalipa per Sant'Antonio, ma così non è. Sinistra a casa, una volta si chiamano Cessa, una volta si chiamano Cuzzini, c'è una destra botanica e una destra azzurra. A sinistra lo cazzo sta. Che, mentre noi stiamo a cagare con i morti che potremmo dare, se vuole mangiare pure troppo morti. A Bagnola, a me non ti niente, contravo. Leggi molto, ora a casa ci vanno a mangiare. Come sono a mangiare questo proprio ragazzo che è morto a casa per una causa o no? Il debole è diventato il più forte di tutto, perché l'unico che è morto in coppa all'autostrada. E il cosiddetto debole ha dimostrato di avere più attributi e più da dare di altro, perché chi l'ha voluto comunicare ancora. Però lo hanno ucciso. Ma se vuole essere spagnolo, se vuole essere vennero, se vuole essere monetizzato, questi sono sciagalli, sono criminali. A voltoni. Ma noi a casa non ce ne andiamo, ci muoviamo per una grande cosa. Capito? Con Gabriele, capito? Deve essere ne andiamo a casa, pigliassero pure i muri. C'è uno scoraggiamento che fa paura. Vuol dire, ma io stavo di voi a fare l'intervista e non chiamate un portavoce, ma che sapete pure parlare? Come che dà la proroga? Io mi chiedo la replica, voi chiedete la proroga. Io si scacciamo e voi applaudite. Ma qua Costituzione, che sono bagni, chi sono criminali. Ma qua il codice governatore della banca della proprietà, sono i poteri forti. A Monnezza si chiama FIB, in Brasile, è mafia consociale. E chi è quello che ha fatto il governatore, sono tutti i soldi. E quindi FIB cosa conosce troppo buono, quello là. La capace destra, sinistra, si riunisce. Ma prima come si sviluppa la situazione? Che si vuole sviluppare? Che vuole dare gente? Ma ancora vuoi sviluppare? Ma veramente vuoi illudere? Ti vuoi illudere? Ma che ti vuoi illudere? Mai, mai mai. Mai mai di chi? È illudito.